ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tre persone sono morte e due sono ancora disperse nella tragedia del rimorchiatore Franco P, affondato mercoledì sera a 50 miglia dalla costa di Bari. Tutti i componenti del rimorchiatore partito da Ancona e diretto in Albania per trainare un moto pontone. Salvo il comandante, trasportato all'ospedale di Bari. Tra i membri dell'equipaggio deceduti ci sono anche due anconetani, Andrea Massimo Loi e Luciano Bigoni. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta con le ipotesi di reato di naufragio e omicidio colposo per fare luce sulle cause dell'affondamento. Questa mattina al porto di Ancona c'è una mobilitazione dei rimorchiatori con uno sciopero di 4 ore. Sentiamo i rappresentanti sindacali. Purtroppo anche oggi ci troviamo qua per un'ennesima vittima sul lavoro. È una grandissima tragedia, un'ennesima tragedia in mare. Ancora non si sa le cause che ha portato queste 5 vittime. Stiamo aspettando il corso della magistratura anche per vedere le cause di queste vittime. Noi chiediamo sì sicurezza da parecchio tempo, ci sono dei decreti legislativi, il 271 e 272, che regolano il trasporto marittimo, il trasporto portuale, che sono vetusti del 1999 e non sono armonizzati al testo unico 81, quello sulla salute e sicurezza che riguarda tutti i settori, quindi quello che si chiede è l'armonizzazione. Abbiamo fatto un presidio innanzitutto per esprimere la nostra solidarietà ai lavoratori dei rimorchiatori e in genere dei porti, insomma, e poi per evidenziare, insomma, che c'è stata un'altra morte incresciosa e tragica che è dovuta, lo stabilirà insomma la magistratura, a dei fattori che vanno evidenziati e analizzati molto bene. Ecco.